Allora, siamo a un punto di non ritorno sui lavoratori Almaviva impiegati nella commessa 1005 Servizio Ministero della Salute. Il 31 di ottobre scade una spada di Damocle. È finito lo stato di emergenza, che è una cosa positiva per il paese, ma per questi lavoratori invece si appresta un periodo difficilissimo e totalmente incerto. Almaviva ha avuto questa commessa dall'inizio della pandemia, questi lavoratori si sono sacrificati per tutta la nazione, non soltanto per la nostra azienda o per poche persone. Ci sono 500 persone in tutta Italia, di cui il grosso, l'80%, è su Palermo e su Catania, che sono stati utilizzati da Almaviva uscendo fuori dalle proprie commesse di appartenenza, di Wind, di Team, e quindi non hanno potuto neanche usufruire delle clausole sociali, perché come ben sappiamo Almaviva sta smobilitando dalla Sicilia, quindi il call center entro forse febbraio non esisterà più di Almaviva in Sicilia. Questi lavoratori sono gli unici rimasti fuori dal mercato del lavoro, a meno che la politica non si renda conto e abbia capito che questi lavoratori sono una risorsa per il paese. È vero che la pandemia è finita, però il servizio del 1500 per noi può restare in vita anche tramite la protezione civile o anche servizi di pubblica utilità, e debbano tutelare questi lavoratori, che questi lavoratori non possono essere stati gli eroi della nazione insieme ai medici e agli infermieri per 3 anni sulle televisioni, sulla bocca di tutti. È finito questo periodo, questi lavoratori vengono buttati nella spazzatura, perché di questo si tratta. Noi ci auguriamo che la politica e il governo che si sta formando prenda subito in considerazione che questi lavoratori vanno utilizzati come servizio di pubblica utilità. Non possono pagare lo scotto di avere sacrificato il loro posto di lavoro, la possibilità di fuoriuscire in clausola sociale nelle aziende dove erano prima, per poter avere dato un servizio a tutta la nazione in un momento difficile, e poi essere dimenticati da tutti. Abbiamo consegnato delle lettere prima della campagna elettorale a tutti i leader politici, compresa Giorgia Meloni, che è stata qui a Palermo al Politeama. Oggi, dopo le elezioni, Giorgia Meloni probabilmente sarà il prossimo presidente del Consiglio. Ci auguriamo che la Meloni, insieme al nuovo governo, valuti e apra immediatamente un tavolo ministeriale affinché questi lavoratori possano avere un futuro. Ed è un futuro che meritano, per loro e per tutto quello che hanno fatto.